Amici immaginari, bentornati sul canale. Oggi sono con Domenico e Cesare, che però ci ha abbandonato trainato da un'elettrica. Buh, per Cesare. A Cervaro, per il Cervaro Enduro Day. L'anno scorso sono già stato, stupendo, trail veramente belli. E quest'anno sicuramente sarà uguale, quindi ora finiamo di salire e ci vediamo alle piste. A tra poco. Allora, devo essere sincero, non ce la faccio più. La salita è così. L'anno scorso si partiva là sotto praticamente, mentre quest'anno si parte lassù. E io non ce la faccio più, sono veramente a pezzi. Stiamo spingendo da parecchio. E sono alla frutta. Beh, che tra un po' inizia la discesa, ma tosta, tosta, tosta. Ci vediamo su, spero. Much, much, much later. Il gatto c'ha belle vecchia. Oddio, molto scavato. Penso di essere l'ultimissimo del gruppo, quindi ora devo recuperare un po', sennò mi perdo come l'anno scorso. Oh, finalmente inizia un po' di discesa. Tra un po' arriviamo sulla luna a forza di salire. Tra fango e radici bagnate è un po' scivolosetto. Qua che era alto a destra. Oh! Ripresa. Sto facendo a vista. Ma questi due siete amici suoi? Oh, Cesare. No, non è amico, perché se n'è andato, quindi no. Che hai combinato? Madonna, che palle. Ma sempre te. 1 hour later. Che figata qua! Wow, che spettacolo! A me sembra una leggera presa per il culo questo, tu che dici? Un'ora e venti che sto qua. Sono arrivato qua, ho fatto, mo che faccio? Ma faccio tutta da solo. Vado? Vado avanti, però. Che tecnica, signori! Cazzo di guida è questa? Poi se vuoi te la insegno quella. Quale? Non hai visto che giochetto che ho fatto? Mamma mia, è atterrato delicatissimo sui testicoli. Si è proprio visto che hanno ammortizzato. Io dei rumori di vetro, dai cocci rossi. Oh! Lì con l'X3 ci lascio le corna. Thank you.
Comunque raga, sto a chiacchierare poco perché sto super concentrato, ma quanto è figo, tutto guidato. Tutto guidato, abbastanza impegnativo, molto figo. Comunque che spettacolo, una discesa lunga così. Bello. Cambia la vegetazione, passiamo agli ulivi. Qua come cazzo faccio, mi c'è un castro. Figo. Faccio. Posta sto cancello, su. Oh, aspettatene. Domè, tante qualità c'hai, ma come navigatore? Era un po' grosso la salsa all'ultimo. Allora, Valle Vecchia in sé per sé dovrebbe essere finita. E regà, è una figata. È un pianto arrivare su in cima, ma pare che stiano per mettere le navette. Quindi appena tenete d'occhio la loro pagina Facebook, appena mettono le navette, venitevelo a fare perché è una bomba. Veramente una bomba. Mentre invece per di qua c'è un parco, dicono, con dei salti. Che ora andiamo a fare. Un bel giochetto finito o ci aspetta ancora qualcosa? Sì.